Ma sicuramente sarà una grande emozione. Ho lasciato veramente grandi ricordi a Frosinone, ho lasciato rapporti, ho lasciato amici, ho lasciato un aspetto professionale. Sono andato via con tanta riconoscenza verso il club che nutro ancora. Infatti, come sempre, ringrazio il presidente Stirpe che mi ha dato una grandissima opportunità di poter lavorare per un obiettivo così prestigioso e di poter essere stato parte della storia del Frosinone. Ringrazio Giannitti, ringrazio Salvini che mi hanno accompagnato in quel periodo, Capo Zucche Gualtieri che anche se nell'annata della Serie A non era poi finita per me e per loro particolarmente bene, però ci siamo tutti prodigati per cercare di fare del nostro meglio. Poi, come sempre, a volte le cose non vanno magari come tutti si auspicano, però credo che ci siamo scambiati delle ottime sensazioni. Abbiamo raggiunto una promozione, io dico doppia, perché quel campionato, secondo me, l'abbiamo vinto due volte. Una nella regular season, facendolo, è vero, sfuggire all'ultimo secondo, come tutti ci ricordiamo, però avendo fatto un playoff, secondo me, straordinario, in una situazione psicologica difficilissima, dove quel merito va a quella squadra che, secondo me, con ragazzi eccezionali, ha trovato le forze per andare a ribaltare un pronostico con un Palermo nettamente favorito sulla carta e dimostrando ancora una volta la bellezza del calcio dove non sempre il più forte riesce a vincere, coronando il sogno di una città intera che era quello di ritornare in Serie A. Noi per battere il Frosinone avremo bisogno di fare una partita perfetta e di trovare loro in una giornata non al top, ripeto, nutriamo grandissimo rispetto per questa squadra perché ne conosciamo il valore, ne conosciamo proprio le potenzialità, quindi dovremo fare una partita davvero umile, ma allo stesso tempo con grande coraggio, con grande attenzione perché hanno giocatori che ti possono punire da un momento all'altro e soprattutto in casa. Secondo me è una squadra che poi se riesce ad avere come al solito l'ausilio dell'entusiasmo del pubblico, è una squadra che può farti male. Quindi, ripeto, per noi sappiamo che sarà dura, però allo stesso tempo dobbiamo venire a Frosinone con grande coraggio perché solo così, tirando fuori una prestazione maiuscola, potremo portare via dei punti.